Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Se non ho fatto male i conti, questo è un episodio speciale, l'episodio 90, e con questo Viking si prepara a essere la serie più lunga di questo canale, perché finora Imperator Rome era durata 90 episodi, ma Viking lo sta superando, perché siamo al 90° episodio e ancora non è finito. Forse potrebbe finire oggi? Non lo so, non credo. Penso che per quanto corta, almeno due episodi sarà questa quest finale. Sempre se è solo una quest finale. Dobbiamo tornare a Skjern. Mi piacerebbe sapere se là c'è un Occupied. Scusa, andiamo a prenderlo. È l'ultimo? Forse è l'ultimo, perché non abbiamo mai visti altri, ma da molto tempo non abbiamo visti altri. Cerchiamo di capire se è l'ultimo, ma sono abbastanza sicuro che possa essere l'ultimo, perché anche qua giù in basso li avevamo già scandagliati abbastanza per vedere se ce n'erano ancora. Ma no, non ce n'è più. Può essere verosimilmente che quello sia l'ultimo. Andiamo là allora, sì. Ci arriviamo però stanchi, forse. Andiamo prima qua. Ah sì, sono tutti affamati, di brutto. E quella parte lassù non mi ricordo neanche cosa fosse. Ah, forse è dove c'era la missione per Ketil. Dove ha scoperto da dove veniva. Sì, lascerei tutto così. Ma più che altro, Aedis, se hai da riparare qualcosa. Qualcosa equipaggiato. Sì. Sì. Ripara questi. Mentre invece Ketil cosa potrebbe fare di equipaggiamento? C'è qualcuno che qualche upgrade potrebbe fare? Degli elmetti potrebbe fare. Più che altro per la gente. In realtà neanche troppo, cioè. Potrebbe farsi un arco nuovo. Ma quella ha già la Swift. Non è la Swift da cosa che non è la Swift? Facciamo un elmo, dai. Crafta un elmo, giusto per. Helmet. Un elmetto massimo. Vadi. Ketil ha ancora degli shift, tu fai che preservare qua. Preserva, due meat vanno male, chi se ne vadi. Ah, Nefi ha trovato delle robe, Nefi era scout. Ha fatto un elmetto, vediamo qual è l'elmetto, chi lo diamo? Dieci hit point in più, questo sarebbe bene per lui che scoperto, perché questo gli dà mental resistance. Ma anche per me non è male, scusate un attimo, perché dovrei. Quello è peggiore. Ce l'avrà peggiore, lei è meglio non dare il cosino là. Possiamo andare a Aedis, che sarà. Sì. E le diamo questo qua di pelle. Hai da smantellare della roba? Total salvage. Sì, allora. Questo via. Hampsling via. Questo cos'è? Un coltellino?
Via. 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 E qua, a meno che non ci sia qualcuno proprio senza... lei è senza elmetto, diciamole questo. C'è qualcuno proprio ancora senza elmetto in questo momento della campagna, no? Per cui smontiamo tutto. E senza armatura? C'è qualcuno che ha un'armatura più schifosa di quella... Di questa? No. Via. No, lo scrap... Vabbè, chi se frega per due cosine. Là. Dai che ci siamo. Allora. Non dovrebbe essere un problema. Siamo anche tutti well rested. Ah, questa è Roscoe, no? Pensavo fosse Nefia. Una slave per fare il giro di qua, dai. Giusto per... Non dovremmo temere troppo da questa situazione. Credo. Allora, tu avrai range su qualcuno da qua, mi sa di no, eh. Sono tutti in cover tranne quelli scudati. Ok, brutta storia. No fire, no fire. Mancato. Allora. Rivivisci Nefia, please. Allora. Ottimo. Andrei però a fargli questo. Vado a tirargli giù pian pianino lo scudo se possibile. Ottimo, è andato giù tutto lo scudo, così lui ha un... No, un doppio di 50. Fai questo. Vorrei un doppio... Ok, un doppio di 75 è già migliore. No! Ah, però lei ha uno Swift. Ma lo tiriamo giù lo stesso. Aspetta, facciamo... Sasso. E ciao! Rimango solo più tre. Uno qua, uno là e uno là. Grande, niente stun. Un sorcere mi rompe un po' le scatole. Ma ancora stun. Allora, facciamo che... Nefi, occupatene tu. Sì. Perché tiro? Non so se da qua dall'altura puoi vedere l'altro tizio. Roskva, togli lo stun a questo povero sciocco. Very good. Uno. No,
non so se Gunnar riesce ad arrivare. Ah, Swift. Di nuovo Swift. Ma sei un grande. A parte che non serve a niente, probabilmente. No, beh, può servire per il fatto di attaccare questo qua. Sasso. Ha assorbito tutto? Porca pupazzola. Proviamo con Katie a vedere se da qua ha range. Sì. Darei l'inspire però a Slayer, è più sicuro. Data. Vediamo se era l'ultimo accampamento. Sì! Sì, era l'ultimo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Sì, ce l'abbiamo fatta! Grandissimi, è uno spettacolo davvero. Incredibile. Due vanno male e due Heard Van hanno ancora degli shift. Ma sapete che così? Non ho mica neanche bisogno di andare nella campagna. Ero là solo per liberarlo. Dobbiamo tornare giù aperto e prendere la barca più che altro. Saranno poi stanchi, mi sa. Ok, mi ha trovato 10 salvage, ma vabbè. Non so più where rested, ma... Ah no, sì, poi diventeranno stanchi. E hanno fame. Sì. Rifermiamoci, perché poi se arrivano di là tutti mezzi saccagnati e devono combattere è un problema. Poi forse magari si riposano nel coso, non saprei dire. Ho due healed, ma non ho ancora degli... Cosa gli facciamo craftare? Cosa potrebbe avere di più? Power di così, no, vabbè, lasciamolo. Lasciamolo dormire, dai. Due mit vanno male. Preservali allora. E poi dormi fortissimo. Tu hai idea di riparare qualcosa magari di equipaggiato? Questo. I furti nella notte sono molto più rari rispetto a Conquistador. C'erano i ratti che ci rubavano le provviste, ma poi dopo da quando abbiamo preso il gatto non più neanche quello. Mai più successo problema. Mentre il Conquistador c'era sempre, ah, gli schiavi ti hanno portato via quella roba e nulla, è tutto così. Allora, vediamo gente a caso, tanto in realtà dobbiamo solo prendere la barca e aspettare un caricamento eterno, infinito qua che gira e gira e gira e gira e gira. E infatti... Oh, dov'è la barchetta? Scusatemi. Dov'è Drecky? Scusate, ma siamo sbarcati, quindi è qua, ok. Presente non la segnala, chissà perché. Ma questi sono tutti glitchati. Chi sono Katie e Gunnar? Ma anche Roskva e Asleifr. Dai, pronti a partire. Torniamo in patria dopo aver liberato tutto. Un altro caricamento. Dai, non siamo messi troppo male. Ne ho preso uno. Non ti farò scappare. Pesce, ok, abbiamo preso 10 razioni. Va bene. GG.
Aveva fatto tuttissimo e ci avanza ancora un po'. Sì, spendiamo 20 di legno. Chi lo ripara? Eidis è brava a riparare. Si fa male. Ma porca pupazza! È la migliore. Sì, entriamo a schierne. Andiamo da Hulda, se possibile, così almeno ci curiamo Eidis. Se è necessario, in realtà, non lo so se è necessario, però male non fa. Dai, è il gioco dei caricamenti questo. Poi ci saranno di nuovo tutte le erbe che si possono raccogliere, forse. No. No, solo una volta ci ha fatto raccogliere, vabbè. Comunque erano parecchie, per cui è andato molto bene. Ok, fissa tutti. Eidis sta bene. Un'ora dopo, a posto. Dai. Com'è che la storia delle mura sono ancora quelle cacchettine di legno. Però guardate che storie di casa infinita che abbiamo. E qua abbiamo fatto anche il porcile nuovo per... guardate che fattoria incredibile che abbiamo adesso con le mucche. Il capo di addestramento dei bambini. Top. Parliamo con la mamma per terminare la nostra avventura. Ciao mammina, terminiamo la nostra avventura. Ah, più che altro c'è il dubbio di nostro fratello. È bello che sei tornato a casa. Devono aver benedetto Drecky. Perché sembra che tutto Skirne si calmi un po' quando c'è la tua vela che arriva all'orizzonte. Sono stata in ansia per il tuo ritorno, Mazzetess. Abbiamo sentito così tante cose incredibili su quello che hai fatto dall'altra parte del mare. Il mio lavoro è stato terminato, i nostri nuovi alleati sono di sicuro ci aiuteranno a tenere scuole a posto. È così vero, un impero molto potente ora ci supporta, scuole non ha possibilità di screditarci all'Halfling ora. Ma non dobbiamo sottostimare scuole Skullcleaver. Quell'uomo ha sempre più di un coltello nascosto nella sua manica. Dobbiamo pensare che si è proprio preparato tutto. C'è il raccolto quasi. C'è quasi il tempo del raccolto. C'è ancora molto da fare nelle nostre terre. I nostri granai non devono essere vuoti se dovessimo essere attaccati in autunno o in inverno. Se pensi che il tuo tempo attraverso il mare sia terminato, rimetteremo a posto il Drecky e inizieremo il raccolto. Sì, abbiamo fatto tutto quello che era da fare, è tempo di occuparci di casa nostra. Quindi prenderò alcuni dei ragazzi per scaricare il Drecky, sei sicuro? Sì. Abbiamo fatto il salvataggio in caso per i Kern. Anche se penso che quelli che abbiamo perso, li abbiamo persi in delle zone in cui non siamo andati o che sono visitabili una volta soltanto, perché le altre abbiamo tutte esplorate, per cui mi viene difficile pensarlo. Equinozio d'autunno. Tutti i Thegn di Jutland si sono radunati fuori da Ribe per l'Halfing. A due si avvicinano al re con le loro dispute. Ascolta entrambi le parti e ascolta il consiglio dei più fidi e poi fa una decisione. Quando il giorno arriva al pomeriggio, la tua ora si avvicina. Skullcleaver sta per fare il claim su Skjern. Però lo vedremo nel prossimo episodio, direi. 19 minuti e passa. Spero
Io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.